Amici di Tutto Venezia Sport e dei Fuoricampo, buonasera e ben ritrovati qui al Sottopato, come sempre il vostro Davide Marchiol, e stavolta io di solito trovo le energie per sembrare bello, fresco, pimpante. Oggi sono Tieni duro, veramente direttore, non mollare. marcio, oggi sono marcio, cioè sono distrutto, cioè ho visto, proprio mi sento insieme quando correva per noi, Ma come? Hai fatto praticamente. tante vacanze, sei già stanco. Cosa sono le vacanze? Esistono? Non so neanche C'è così, questa guarda. possibilità clamorosa? Un saluto a tutti in chat, siete già un botto, ma insomma, stavolta è arrivato il botto di mercato. Io non capisco perché ci sia tutto questo entusiasmo per poi Giampaolo, mentre per Charpentier c'era poco, ma vabbè, adesso ne discuteremo magari. Ma meglio che ci sia entusiasmo che no, mi va Vabbè, meglio anche a me certo. per il canale YouTube, se ci seguite. Ne approfitto per il momento, Marchetta, tuttovenezia.it, il sito che parla 24 ore su 24 del Venezia Calcio con tutte le news, sia di mattina che di pomeriggio che di sera, che anche talvolta di notte, a seconda dell'andamento del mercato e insomma se ci sono news rilevanti. Su Instagram, Facebook, Twitter ci trovate, Tutto Venezia Sport. Questo è quanto. Mi trovate me personalmente a parlare di Venezia e di altre realtà sul canale YouTube I Fuoricampo, quindi seguiteci, ricordatevi i like che sono fondamentali, ogni interazione che fate con i nostri video, condivisione, like, iscrizione, mi piace sulla pagina Facebook, ci aiutano a farci vedere sempre di più. Stavo per fare una battutaccia sui numeri dei tifosi del Venezia, ma forse è meglio non farli incazzare ancora, perché mi sembra che la situazione sia abbastanza irritata lì nel lato abbonamenti. Abbonatevi per il bene del Venezia, ecco, perché mi fa un po' di tristezza vedere il Venezia lì ultimo, perché capisco tutte le critiche e tutti i problemi, di cui abbiamo spesso parlato anche noi, ma diciamo che non è un buon motivo per non seguire neanche la squadra allo stadio. Poi ovviamente tutte le critiche sono lecite, perché insomma non è che tutte le mosse che abbia fatto il Venezia siano state giuste ultimamente, anzi, figuriamoci, l'anno scorso di sbagliate sappiamo perfettamente che ne sono state fatte diverse, ma alla fine se non seguite la squadra, a pagarne è solo appunto la squadra, eh? Non pensiate di far danni a qualcun altro, purtroppo. Bene, fatto anche il momento filosofico, ciao Pep. Ciao, ciao direttore, ciao a L'unico tutti. altro pirla che insieme a me non è in vacanza, Wow. praticamente, nell'informazione arancione-nero verde. No, ovviamente saluto tutti gli altri che poveri non sono potuti andare in vacanza nel mese di agosto, come sarebbe Da da prassi. logica. Ovviamente commenteremo l'arrivo di Poyanpalo, la permanenza di Cuisance. Yes. Sta benedetta trattativa Aramu che veramente mi ricorda 100 vetrine, non vedo l'ora che finisca perché mi sto stufando. Parleremo di Sud Tirol Venezia, Javorcic ci ritrova già il suo passato e diventa già, non dico decisivo ovviamente, ma diventa già molto importante perché adesso hai fatto una settimana tipo e scuse non ne hai più, perché se col Genoa e l'Ascoli un sacco di problemi, adesso qualche punto te lo devi portare, te lo devi portare a casa. Ciao Marco, condividiamo Ecco, il dolore con siamo in te. tre allora. Sì, ma siamo in tanti in realtà, temo Sì, è vero. purtroppo. Poi altro di caldissimo. Beh, c'è la smentita che abbiamo raccolto per Di Carmine e Bois. Buah. Altro non credo. Credo siano questi i punti principali. Pep, non so se hai in mente tu No, li hai altri. detti tutti te, li hai elencati giustamente, quindi possiamo, se vuoi, procedere, elencare e andare avanti Ok, con i vari temi. allora io te la metto in modo provocatorio, così accendo anche subito la chat, così perché mi faccio passare Vai. da pirla che non sono, ma cioè, la faccio per il content. Perché Sì. Pep con Poyanpalo non mi dovrei aspettare un Insame bis lato infortuni? Allora, intanto, perché comunque poi Giampaolo lo scorso anno, tu lo sai bene, perché l'hai scritto anche te, ha fatto una stagione importante in Turchia. Non so se mi senti, spero che mi senti, direttore, vedo Ah, sono che... io con volume basso, sto Ah, alzando. ok, scusami. Dicevo, l'anno scorso poi Giampaolo ha fatto una stagione importante, non ha avuto problemi fisici e ha fatto tanti gol. Insame veniva da un infortunio gravissimo e non aveva giocato. È vero che poi Giampaolo però, come sai te bene, ha avuto stagioni difficili in Bundesliga. Assenze Io per ho notato mesi. una certa frequenza nei problemi Sì. collegamenti e articolazioni, eh?
esatto. Però vogliamo sperare che il Poyanpalo, che comunque è un ottimo giocatore, su quello non si discute, sia quello sano visto in campionato turco. 16 gol, se non ricordo male, un paio di assist, un giocatore comunque determinante. 10 gol e un assist. Ok. D'altronde mancava il centravanti e questo è un centravanti che la butta. Mi sarebbe piaciuto, anche se non è il giocatore che io amo alla follia, però Charpentier forse una possibilità poteva averla. Non so dirti al momento, abbiamo provato a capire con anche i giornalisti di Genova, sondando, ma non abbiamo capito perché la trattativa con Charpentier non è andata a buon fine alla fine. Parliamo di un ragazzo del 99 che comunque aveva fatto bene a Frosinone, perché aveva fatto una decina di gol, se non sbaglio, no? Si è scelto questo ragazzo. 10. No, si è scelto poi Poyanpalo, che ripeto, se quello di visto in Turchia è un'ottima presa. D'altronde il Venezia non ha un centravanti puro, perché Novakovic è un buon giocatore, che è anche capace di far giocare la squadra, con le sue spizzate, far salire la squadra un po' alla Henry, chiaramente diverso, però ha questa caratteristica, mette il corpo, però è un giocatore che secondo me non è un finalizzatore, non è una prima punta, non la butta dentro. Non l'ha quasi mai fatto, se non a spot a Frosinone. Sì. Guarda, allora, vado un attimo fuori focus. Sì. Rispondo alla domanda di Mario, che ha anche una sua logica, perché se uno legge da esterno le dichiarazioni varie di tutti i vari detti lavori, può pensare che ci sia uno schema dietro. In realtà, ragazzi, sì, ok, magari il redattore in sé per sé, ovviamente non parlo a nome di colleghi, vi sto facendo un discorso proprio di filosofia generale. Magari alcuni colleghi sono un po' avvelenati per come è andata a finire e per l'ambiente che si respira e magari non scrivono articoli particolarmente esaltanti. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni dei detti lavori, io posso dirvi che magari non è voluta il fatto che parlino tutti male delle filosofie del Venezia, perché mi sono accorto anch'io che tutti gli ex che vengono intervistati non sono convinti della direzione presa dal Venezia, ma se guardo i nomi, e gli sono andati a prendere un po' tutti, cioè non so quanti ex Venezia manchino da intervistare, no, cioè, e più o meno tutti, da Lupo, che comunque è direttore sportivo di una squadra concorrente, a Maniero, a Novellino, a chiunque, dà un grosso peso a certe mosse che ha fatto la società e che non convincono. Ergo, io lì non credo che ci sia proprio un taglio editoriale, io lì temo che proprio tanti ex addetti ai lavori vedano ancora molto strana la filosofia del Venezia sul mercato. Credo sia semplicemente quello il punto. Poi Poyanpalo può fare 15 gol in B. Beh, in teoria sulla carta anche di più. Sì. Perché è un giocatore che le poche volte che è stato disponibile in Bundesliga la buttava dentro con una certa continuità e comunque nel campionato turco della massima categoria ne fa 16. Chiaro, il campionato turco non è quello italiano, ma ne fa 16 nella massima categoria turca, non nella B turca. Quindi, facendo un parallelismo un po' estremo. Sì, ma sicuramente un giocatore da doppia cifra. Dovrebbe essere una cifra che ci dobbiamo aspettare per non parlare di un flop, ecco, ma per parlare di un giocatore che ha fatto il suo. Certo. Cuisance e Ferdinino restano. Per Cuisance, a questo punto, pare proprio di sì, visto che comunque sì. i giorni stanno iniziando a scadere per il mercato. Le offerte, pare, stando a quello che è stato detto su internet e in giro per i giornali, le ha rifiutate tutte. Dico così perché non abbiamo fonti nostre dirette, sto riportando altri, come avete visto anche sul sito la notizia ripresa da un'altra parte. Cuisance pare le abbia rifiutate tutte le offerte proposte. Sì, Cuisance, da quello che so anch'io, le ha rifiutate e sarebbe il grande acquisto del Venezia, perché è un giocatore che ha qualità in B, credo che possa fare la differenza. Quindi, peraltro, mancava un giocatore così, no? Abbiamo scritto tante volte, sono pochi a centrocampo, perché sono 5 di fatto, e Cuisance forse è quello che ha maggior qualità, anche se secondo me continua a mancare un playmaker, perché l'ho scritto anche su Quotidiano, ma anche da noi l'abbiamo parlato. Io credo che puntino tanto su Kofod, eh? Sì, però allora penso anch'io, su Andersen puntano, e ovviamente non abbiamo un riscontro importante, perché l'abbiamo visto solo mezza partita con il Genoa. L'unica cosa è che quando è entrato il mister, forse perché era appena rientrato da un infortunio, l'ha messo mezz'ala destra e ha abbassato Fiordilino. Io credo che il mister continua a vedere Busio play, regista. Sì, lì anche sul discorso Busio messo play improvvisamente da un momento all'altro,
Le male lingue su questa cosa girano sui social. Cioè? Ce l'avevamo... Beh, qualcuno, qualche tifoso millanta, ovviamente non so, una fava, ma qualche tifoso millanta che sia una roba da contratto perché lui vorrebbe fare il play da grande, tra virgolette. Ah, okay. E quindi è fatto mettere sempre una roba tra contratto e molto... Siamo molto nel campo delle ipersupposizioni, ovviamente. No. Perché anche lui fu presentato, tra virgolette, come un mezzo play, tra l'altro, quando arrivò dall'MLS. È anche vero che questo improvviso passaggio da Busio mai play a Busio sempre play forse è una forzatura un po'. Sì, ti dico, abbiamo due riscontri, o meglio tre se vogliamo mettere una partita col Cesena. Con l'Ascoli non ha giocato Busio, no? E con il Genoa ha giocato play e non ha giocato bene. Insomma, è stato tra i peggiori in campo, bisogna dirlo. Col Cesena ha giocato play in amichevole, ero lì al Penso, ha fatto fatica con Chiarello che gli mordeva, gli stava addosso. E il mister lo vede play, ci può stare, forse bisogna aspettare ancora un po'. Di play veri, Andersen non lo conosciamo, è un playmaker, ha sempre giocato in quel ruolo, però ribadisco, in quella mezz'ora che è entrato ha giocato da mezz'ala destra. Fiordilino comunque ti garantisce, anche se non ha la caratteristica di facitore di gioco, ti garantisce comunque cerniera, come dire, quantità, però lo vedo più da mezz'ala, con Zanetti ha quasi sempre fatto la mezz'ala. E Tesman l'ha provato il mister Zanetti l'anno scorso, ma secondo me non ha il capacità di fare il play, e quindi gioco forza il mister deve andare su Busio, però secondo me Busio è più sfruttabile da mezzala. Questa è una mia opinione, magari mi sbaglio, poi ripeto, siamo all'inizio, bisogna capire un attimo, è ancora molto presto per giudicare. Non ti sento. Sì, sì. Dammi un attimo che riaccende il microfono. Dammi quel secondo. Sì, è chiaro che 2,5 milioni più bonus che arriva a 3,2, uno potrebbe fare il ragionamento cattivo, con quei soldi prendevi coda. Vabbè. E sono abbastanza... Sì, il problema di coda che ha uno stipendio di 800.000 euro. Ma non credo che poi Ampalo al Bayer prendesse due spicci, Ho capito, ma non non credo che arrivi a quelle cifre poi a Palo da Venezia, 800 all'anno. Ho i miei dubbi. Cioè. Sì, non lo so, ovviamente sugli ingaggi che non è un discorso pubblico, non ci entro. Comunque non credo appunto che al Bayer prendesse pochino. Comunque parliamo di un 88, coda, che è un ottimo, ovviamente è uno che ti fa la differenza in B, contro un 94. Esatto. Che ripeto, percepisce comunque 800.000 euro netti all'anno. Esatto, quello che andrebbe a prendere Aramu se firmasse con c'è un discorso A, di età e B in realtà anche di costi, perché non sappiamo quel 700.000 euro circa di bonus che devono arrivare al Bayern in base a cosa sono legati, certo, cioè, quindi certo. Hai comunque speso inizialmente 1 milione in meno rispetto a coda, sì. Quindi come cifra 2,5 ci può stare, bisogna vedere quei 700.000 che bonus sono, cioè sono per la promozione, sono se arriva a tot goal, non sappiamo, e lì cambia magari la cifra, però se mi arriva a 20 goal, francamente io quei 700.000 euro in più li tiro anche al Bayer, perché vuol dire che è stata una bella annata, certo. Cioè non c'è problemi. Stadio è troppo scomodo, è un discorso che abbiamo affrontato spesso da queste parti, sicuramente c'è un fattore scomodità, ma 700, 800 abbonati, 900, neanche arrivare a 1000 è veramente pesante, ok, la scomodità dello stadio, ma credo che 1500 ci possiamo arrivare con uno sforzo. Sì, concordo, Achraf. Sì. Tutto. Sì, sicuramente ho pensato anche la stessa roba come ragionamento, sicuramente la volontà di mettere il Genoa, di mettere un conto riscatto ha pesato sul buon esito della trattativa, perché il Venezia comunque cerca di tenerseli i giocatori che prende, cioè ne abbiamo persi tanti per retrocessione, ma comunque i vari Bocchereche, eccetera, avevano i diritti di riscatto, Keane. Sì, sì. Nella filosofia della società di solito c'è un modo per tenerseli più a lungo termine. Saranno di Johnson. Guarda, io in realtà, Marco, concordo con te. È il motivo per cui stavo sclerando quando lo vedevo sbagliare tutti gli stop possibili contro il Genoa. E se io continuo a difenderlo e mi fa certe robe, alla fine se la gioca lui, me la gioco anch'io. Detto questo, chiaramente, come tutti gli altri, contro il Genoa, ancora anche lui non aveva allenamenti nelle gambe.
anche, se sì. Gol che, anche se quel gol che si mangia devi farlo ad occhi chiusi anche senza allenamenti se sei un attaccante, eh? Comunque, tralasciando questo, io spero che sia uno di quei giocatori che sposteranno gli equilibri della squadra in Serie B, cioè ormai è arrivato all'anno clou, o esplode o la scommessa è andata, temo. Anche lui, forse anche meno pressioni quest'anno giocando in Serie B rispetto alla Serie A, forse ha meno concorrenza, quindi può giocare, credo io, un po' più tranquillo. Sì, in teoria. Pierlino secondo me molto bene domenica, sarebbe un peccato lasciarlo andare. Sì, molto bene domenica, e il rumor dei interessamenti di altre squadre, ragazzi, cioè, per ora rumor sono e rumor restano. Cioè, non abbiamo riscontri, chiaro, finché non c'è il classico rinnovo di contratto che sistema tutto, si può millantare, è quello più che altro il problema. Beh, io credo che il centrocampista che deve fare la differenza, Andrea, adesso ce li ha in casa, nel senso che adesso Cuisance dovrà fare quello che doveva fare in Serie A, cercare di spostare gli equilibri nella manovra e mettere qualche assist in più. Credo sia quello il discorso. Cuisance può giocare alla Ramu? Beh, sicuramente ha una propensione offensiva. Non credo possa fare l'esterno, mettiamola così. Sicuramente però tra le linee può giocarci, perché il piede permette di fare i passaggi filtranti in profondità, ce l'ha. Credo, Peppe, che concordi con me. Sì, sì, assolutamente. Così è fatti vedere. Secondo me poi, credo che il mister lo farà giocare. Scusami, il mister lo farà giocare comunque ovviamente mezzala, però è vero, è un offensivo. Volendo può giocare anche da trequartista in un centrocampo a rombo. Questo lo può fare. Sicuramente un centrocampista offensivo va sfruttato sulla sua capacità di tiro da fuori, anche se non ha mai fatto gol al Venezia, ma ce l'ha, suo mancino, e anche ha un buon passaggio filtrante. Poi secondo me, e lo abbiamo visto nelle partite precedenti, lo faceva Mattiaro negli altri anni, ma anche uno che sappia calciare le punizioni, i calci d'angolo, capito? Lui ha questa capacità, calcia bene. Vabbè, sì. Qua tu parlavo del Benevento con Caserta dato già a rischio. Com'è? Sì, sono d'accordo con l'amico, il Benevento si è molto indebolito. Sì, io non sono d'accordo che si sia indebolito così tanto da escludere un guarda la roba l'anno scorso e da quest'anno, c'è una bella differenza. Sì, io ripeto, però secondo me non si è indebolito al punto da dire non riuscirà a fare i playoff, questo non so dirtelo. Siamo talmente alti il livello che basta poco per stare dentro, ma anche poco per stare fuori e magari essere risucchiato nella zona bassa. Davanti hanno perso, soprattutto davanti hanno perso tanto, ma anche a centrocampo non hanno più Ionita e altri giocatori li hanno persi. Sì, sì. Secondo me la rosa attuale, quale giocatore potrebbe fare la differenza quest'anno? Beh, che io mi aspetto un passo avanti da Johnson, l'ho detto. Sì. Mi aspetto di vedere qualcosa in più anche da Cuisance a questo punto. Sono d'accordo. Cuisance, poi credo che possa fare una gran stagione, me l'ha già fatto intravedere, ma anche come si approccia Apps. Credo che Apps possa fare molto bene. In Serie B possa fare molto, molto bene. Apps deve essere quello proprio che è il treno di sinistra. Cioè ormai sì, adesso non ha, tra virgolette, più scuse. Assolutamente. Perché così pochi abbonati, Acciaf? Perché purtroppo la filosofia societaria ha allontanato un po' l'identità dei tifosi locali, ha creato un po' di scollamento tra l'identità dei tifosi locali e la squadra. È un fatto. Purtroppo ne ha parlato anche il presidente in conferenza. C'è stato quel problema addirittura anche con gli abbonamenti in curva, oggi che io sappia, non risolto. Poi se invece l'ha risolto, se vuole dirci qualcosa, pubblichiamo volentieri, ma ci sono state un po' di fratture che non sono sanate attualmente. Poi è ovvio che i risultati possono aiutare a ricomporre in alcune, perché sicuramente venire da una retrocessione ti porta ad essere anche appesantito a livello mentale. Poi fa male vedere, no? Ho sentito i numeri di Bari Parma di oggi. 33, vabbè, che Bari è una metropoli. Sì, ma c'è un altro concetto. Cioè, può piacere o meno, ma al sud c'è un altro concetto. Sì, sì, vabbè. C'è un altro concetto. Senza parlare del Palermo, che credo che abbia dei numeri forse anche più alti del Bari, non vorrei dire una cavolata, ma... Sì, sì. L'oggetto misterioso Ullman che fine farà?
Dovrebbe uscire. Penso che sì, debba uscire, non so dove andrà quello, ma... Andrà a Kuznetsov nella Bundesliga. È probabile. No, non credo che rischi così presto, con tutte le attenuanti che aveva nelle prime due gare, figuriamoci. Avrà qualche partita. Andersen non stava bene fisicamente, ha patito un infortunio in precampionato che lo ha bloccato per qualche partita. Sì. In teoria adesso dovrebbe tornare a correre. Oltre a terzino destra, mercato di entrate chiuso, oserei dire di sì se non parte Cuisance, perché se non parte sei a posto. Anche cedendo Vacca sei a posto. Potrebbe arrivare un fantasista con l'addio di Aramu, ma la vedo dura, perché io gli slot li vedo un po' pienotti, ma lì dipenderà dalla società se troverà magari qualche occasione. Prendo atto, non sapevo. Comunque sì, questione di ordine pubblico è sempre un tasto scottante. Può fare riprendersi Ampadu, magari fosse un obiettivo possibile. Dovrebbe andare in Serie A, so che lo vuole l'Empoli, forse... Ma ragazzi, io Peppe, l'ho detto e lo ripeto da inizio estate, secondo me vuol restare al Chelsea quello, eh. Ho capito, ma Chelsea, voglio dire, non credo che avrà spazio, prendendo la rosa di Tuchel. Però, per carità, per me a me è piaciuto molto l'anno scorso, come atteggiamento in campo. Non essendo un fenomeno, però è un giocatore che secondo me a un club di Serie A farebbe comodo. So che Zanetti avrebbe piacere di riaverlo. Sì, però ti dico, io ho la sensazione che voglia qualcosina di più rispetto a dei... Può essere, ci sta. Però c'è il spazio. Sì, è poco. Che ne pensate della prestazione di Joronen? Ottimo, oserei dire. Sì, Joronen. Probabilmente proprio sintetico, perché non ho avuto critiche da fare. Ups New Garofalo, speriamo. Non capisco preferire Zabala Dulman e che netto Zabala domenica. Vabbè, allora diamogli l'attenuante del fatto che anche lui aveva mezzo allenamento nelle gambe. Sì. Detto questo, non lo so perché abbiamo deciso di seccare Ullman così. Avessi di retroscena, ve li svelerei volentieri. Bisogna vedere anche nell'allenamento. Il mister avrà visto che probabilmente Zabala è più pronto di Ullman che... Se l'ha bocciato Zanetti, l'ha bocciato Soncin, l'ha bocciato Iavo, esatto. Io qualche domanda inizio a farmela. Io di Ullman solo ricordo quella partita, passami il termine, rubata, con San Siro, con l'Inter, no? Vabbè, togli... Non mi ricordo altro di Ullman, io non ricordo altro. Quella dello zigomo di Modolo è repertata. Ciao Ale, Pep, hai visto Puskas al Como? No, Puskas va al Genoa, secondo me. Ho già andato al Como, è ufficiale? Perché so, ciao intanto Ale. No, so che il Genoa era fortissimo sul giocatore, ma il Genoa... Sono tutte e due forti sul ragazzo. Allora, chiaramente il Como avrebbe la possibilità di giocare, perché Puskas e Mancuso davanti gli fanno la differenza. Cherry, secondo me, a qualche limite ce l'ha. E al Como sarebbero in tre davanti. E Pep si è limitato a dire solo qualche limite ce l'ha Cherry, è stato anche buono. Vabbè, un ex Juventino, si parla sempre bene di ex Juventino. No. Al Genoa, ragazzi, fanno paura, perché anche il turco Yalcin, me ne parlano benissimo. Io lo conosco poco, tanto per fare un esempio. C'è Yeboah, c'è Ekuban, ci sarà Aramu, probabilmente, c'è Koda, c'è Gudmundsson. E arriva anche Puskas, sono veramente in tanti. Quindi credo che al Como avrebbe più possibilità di giocare. Una dimostrazione che Genoa vuole fare uno squadrone. Secondo voi, vedi se si sta ignorando gli scivoloni social dei vari dirigenti o non sono a conoscenza e se ne frega? Franco, qui è una domanda talmente in che andrebbe girata al Venezia, perché io non so dirti negli uffici come ci gestiscono questa cosa. Io sto vedendo, lo posso dire perché è una roba pubblica, sto vedendo diverse proteste a livello proprio pubblico anche da esterni del Venezia per il comportamento che stanno tenendo sui social. Non so quale sia il perché e il per come di questa cosa, ne prendo solo atto, posso fare solo quello. Sarebbe bello, sì, appunto, avere una spiegazione dal Venezia direttamente. Ci vorrebbe più entusiasmo. Ottimo, verissimo. Pensare che Venezia possa vincere con il Südtirol, secondo voi è obbligato? Sei un po' obbligato, secondo me, a cercare di vincerla quella partita, Peppe. Non so come la vedi tu. No, è una partita non semplice.
perché comunque anche Sudirol ha bisogno di punti, cioè ha perso la prima, per carità, non è promossa, ha ancora Greco in panca perché non è ancora arrivato un nuovo allenatore. Ho visto che Casiraghi, che è un giocatore che mi sarebbe piaciuto da Venezia, non ha giocato la prima, è subentrato. E credo che sarà, anche se il tuo stadio è piccolino, un'atmosfera importante, perché sono, ripeto, sono per la prima volta in Serie B, quindi non è una partita facile. Difficile dire come finirà, che risultato. Chiaramente Javorčić ha il fatto che arriva là da eroe, diciamo, quindi magari è spinto, no, da una voglia di far bella figura contro i suoi ex tifosi. Non è una partita facile. Certo, il Venezia sulla carta è favorito, come organico. Sì. Poi sì, oh, sì. Serie B, abbiamo visto già dei risultati straordinari, clamorosamente straordinari, la Regina che era in corso d'opera, che batte la SPAL, no? Che comunque era una delle pretendenti. Quindi il Benevento che perde in casa la prima. Quindi di risultati ne abbiamo già visti un po' sorpresa alcuni, no? Il Cagliari che pareggia all'ultimo secondo col Como. Sì, assolutamente. Vacca no, non è venuto al Palermo, ancora no, lì. Stulaz, no, direttore, quindi a questo punto credo che a questo punto Stulaz sarà il regista titolare del Palermo, Vacca no. Lo facciamo. Ecco, mettiamola così. Sicuramente hanno preso altro per ora. Diciamo signora... che Stulaz, scusami, Stulaz a livello, diciamo, fisico, da più garanzie rispetto a Antonio. Sì, quello sicuramente sì. Se Iorane fosse stato con noi lo scorso anno, qualche punto più lo facevamo. Beh, mi sembra, direi... È il ritornello che dicono tutti, sono d'accordo con Davide. Iorane ha dimostrato in queste partite di essere veramente un portiere straordinario. Poi, chiaro, siamo solo all'inizio. Sì, diciamo che... Lui ha dimostrato di essere un portiere straordinario. Lezze, purtroppo, ha avuto i problemi che ha avuto, ma Mempa pure. Sì, se sì. Lui ha dimostrato di essere un portiere straordinario, c'è stato Romero che forse, mettiamola così. Sì, abbiamo avuto anche sfiga con i portieri, questo è vero, perché Lezze lì è un buon portiere. Però Iorone va, proprio ti dà la sensazione di grande sicurezza e dà sicurezza a tutti i compagni dietro. Lo vedi dal campo, lo percepisci. Sì, infatti poi lo scrivo a questo... Scusami? L'Ascoli che ha preso quando ha preso il primo gol, dove è andato palla da una parte, Iorone dall'altra. Sì. Mi sono rimasto un attimo sorpreso e poi dai replay si vede una leggera deviazione che lo manda a far falle. Sì. Momento in cui ho avuto qualche dubbio. Cuisance, resta. Vabbè. In teoria resta, visto secondo che... Secondo me non solo resta, direttore, ma secondo me domenica è titolare. In teoria. Ti do questo scoop così, pa! Diciamo che lui si è sempre allenato. Sta bene fisicamente. Sta bene fisicamente. Ora dovrebbe essere reintegrato. Ergo, dovrebbe essere... Ma come centrocampo. È reintegrato, dai. Dovrebbe essere domenica come centrocampo, Cernigoi, Busio, Cuisance, credo. Io spunto. Dopo diamo le formazioni. Tu speri non ci sia Busio in cabina di regia, ma io temo... No, Busio, allora, io non ho niente contro Busio, Busio è un 2002, un ottimo giocatore. Vero, no. Non stiamo dicendo Busio a me non sa fare la mano, stiamo dicendo nel suo ruolo. A me Busio, la regista, non mi convince, però ho scritto anche che il mister non è che abbia grosse alternative basso da play, quindi io a centrocanto prevedo Busio, secondo me giocherà ancora Tesman, perché comunque è un giocatore fisico, e credo che il mister lo veda sempre, e poi Cuisance. Io credo che Domen forse non è ancora pronto per i 90 minuti, mentre magari in corsa Cernigoi può essere più letale. Probabilmente non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma la mia sensazione non ha nulla di concreto. Poi mi sbaglierò e giocherà Cernigoi. Chiaro che se Cernigoi sta bene, è inamovibile. Ciao Mario. Con Aramu che si fa, un giorno si dice una cosa e non si sicuro si cambia totalmente. Di Aramu siamo ai momenti decisivi, direttore. Avrai anche tu le news, no? Tu che sei un insider, come si dice. Momenti decisivi. Ieri c'è stato l'incontro e le risposte devono arrivare ieri sera e stamattina. Allora, io so che c'è stato un incontro anche oggi. Possiamo parlare adesso o parlare più avanti? Vai, parlane. Vale. C'è stato un incontro anche oggi. So che il Genoa ha fatto l'ultimo rilancio. O meglio, spieghiamo. In Genova aveva offerto un triennale importante a Aramu. E la nuova offerta è un quadriennale addirittura, da 800.000 euro all'anno netti, quindi lo stesso stipendio che percepisce Coda. E quindi Genova
ha fatto l'ultima offerta. Se Aramu non risponde a questa offerta, il Genoa non rilancia più, e a quel punto ci potrebbe essere l'Empoli. Però credo che sia difficile vedere ancora Aramu con la maglia del Venezia, questo è certo. Poi alla fine credo che in qualche modo firmerà per il Genoa. E probabilmente arriverà Candela come vice di Zampano. Oltre a una contropartita economica, ovviamente. Questo so io, poi magari non sarà così. Che ti dico, se fossero state risposte solo positive nella trattativa, mi sarei aspettato qualche news già oggi. Il fatto che non se ne parli... Questo è anche vero, però sai... Allora, la sensazione che abbiamo un po' tutti è che lui stia aspettando probabilmente l'Empoli, cioè la Serie A, però quello che mi domando io, l'Empoli ti fa un quadriennale a 800.000 euro all'anno, tu hai 27 anni, giochi comunque in una piazza come il Genova, come Genoa, con un pubblico del genere, che comunque è un club che vuole tornare e tornerà sicuramente in Serie A subito, questo mi domando io. Cioè mi dà più garanzia il Genoa globalmente che l'Empoli, però è anche vero che all'Empoli forse giochi subito in Serie A e hai più spazio, sempre se esce Bairam, tutto. Aspetta, sei bloccato. Sì, so che sono saltato. Allora, stavo dicendo, probabilmente se esce Bairami all'Empoli, visto che anche il mister Zanetti ti conosce, hai più possibilità di giocare, hai meno concorrenza, paradossalmente. Al Genoa sono, come dicevo prima, sono in 100 a giocare davanti, cioè... Non lo so perché non sia andato ancora a buon fine la cosa, però da fonti certe sappiamo le cifre, sono cifre clamorose. Cioè, Aramu al Venezia prendeva 250.000 euro, poi salito a 400.000, però prenderebbe il doppio per 4 anni. Cioè, io firmerei subito. Ale, per me manca un giocatore che ti fa dire questo mi fa 25 gol. Beh, è vero. Sì, hai ragione. Giampaolo, speriamo che sia lui, ma non è detto che sia, cioè in carriera la B la vede per la prima volta col Venezia, quindi vedremo. Johnson, come vedete, sarà il suo anno, speriamo, quella speranza è quella. Dareste un fior di lino, mentre intanto qua Lorenzo ha fatto la domanda e si è acceso anche un dibattito in chat, dareste fior di lino per un fior di lino per vedere? Ma Palmiero piace tantissimo a te, Palmiero, dai tempi quando giocava la primavera del Napoli. E tu dici che questo è un signor Benecchio, il Palmiero, non so dirti... È da Napoli per far panchina. No, adesso posso dirti, siccome sto seguendo mille robe, non so dirti Palmiero è del Napoli, ma dove è andato Palmiero? Ancora a Napoli? Sai che non lo so in questo momento. Palmiero non giocherà mai a Napoli, perché sono in 400 anche lì. Ok, grazie. Poi non ha... da Napoli. No, ok, però è un giocatore che ha qualità, lo ha dimostrato in Serie B, lo ha sempre dimostrato... Zanetti, per esempio, ne parlava benissimo. E secondo me potrebbe essere chiaro. A me, il giocatore che piace, potrebbe sicuramente fare al caso del Venezia. Però non so dirti se il Venezia, come giustamente dicevi te, se rimane qui Sans e rimane qui Sans fra altri. Voglio dire, come centrocampisti hai qui Sans, Busio, Cernigoi e hai preso Kofod. Già solo questi quattro. Sono sei centrocampisti. Ok, ma ti dico questi quattro nomi. Ti dico questi quattro nomi in generale, per tre ruoli. Vai. E ci aggiungi Palmiero. Sì. Non lo so, cioè deve entrare in rotazione con questi quattro per vedere il campo. Allora, il mister gioca a tre. Ok, perfetto. Quindi se hai sei centrocampisti, ne hai sette con Palmiero, chiaro. Adesso stiamo ipotizzando. Però Palmiero, di quelli che abbiamo elencato, è l'unico che ha caratteristiche di playmaker. Ma veramente... Fuori Fiordilino. Ne avessi comunque sei perché il discorso è fuori Fiordilino. Vabbè, ok, sarebbe Fiordilino. Però ragazzi, il campionato è lungo, ha bisogno di una rosa, adesso non so poi la lista, come sarà, hai bisogno di un roster, come dicono del basket, profondo. Secondo me, dopo tanti anni di prestito in B, ambisce a qualcosina in più, ma dovrebbe esprimersi. Di che anno è il direttore? È 96, cioè 26 anni. Cioè, credo che debba sia arrivato un po' all'annata del devo iniziare a farmi vedere bene. Sì. No, ragazzi, Gaetano non è profilo da Venezia, è un ottimo giocatore, un trequartista, non credo che... Vediamo un po', sto scorrendo... No, ma la vera incognita, perché non lo conosciamo, è Andersen, che è un buon giocatore, però non lo conosciamo, quindi lo stiamo aspettando. Chiaro, se Andersen funziona, Venezia è a posto. Gianni, attualmente secondo me il problema più che veda...
più Busio centrale di Kofod è che li vede entrambi centrali, e quindi tra Busio e Kofod gioca ovviamente Busio. Allora, al momento, l'abbiamo detto prima, no? Andersen, quei 30 minuti che ha giocato, come ho detto, da subentrato, ha fatto la mezzala. Sì. Quando è entrato lui, Fiordino si è abbassato. Al momento, Busio, l'abbiamo saputo anche dagli allenamenti, da altre cose, le partite, Busio è il playmaker, è la regista titolare del Venezia. E credo che anche col Sud Tirol... Però resta, sì, però resta una forzatura, perché è Kofod. È un po' una forzatura. Per ruoli naturali. Allora, è una forzatura. Allora, la domanda che mi faccio io, forse perché Andersen non è ancora in condizione e sai, fare quel ruolo devi stare bene per fare il playmaker. Perché diciamo che ormai... è difficile dare giudizi dopo due partite in cui hai giocato, esatto, con allenamenti nelle gambe per i giocatori. Vediamo. Se però quando Kofod starà bene, giocherà comunque Busio play. Poi una domanda te la facciamo. Certo. Se no... Cioè, io gli ho visto fare dei lanci contro il Genoa che mi hanno fatto un po' accapponare la pelle, francamente. Tralasciando la punizione. Vacca non andare negli Emirati? Pare di no, perché se l'offerta era veramente buona ed è ancora qua, evidentemente ha detto di no. O l'ha messa in stand-by fino a fine mercato. Vedremo. Secondo voi Japs potrebbe giocare ala quest'anno? No, credo fosse semplicemente un fattore di strategia, come ha detto Javorcic dopo la partita col Genoa. Avevi pochi minuti nelle gambe dei vari giocatori e hai messo Japs ala per questa volta, ma cioè, hai talmente tanti giocatori che puoi giostrare lì come esterni che non credo lo vedremo mai lì, se non per questioni di emergenza. Ecco. Anche se poi è povero, ha fatto bene anche Aldo, Se che veramente... Non lo so, a me francamente ha dato la sensazione di non essere cosa sua molto. Non è il suo ruolo, anche se l'ha fatto, ha detto lui, ma in realtà non l'ha mai fatto. Per carità, ma cioè... Più il quinto che l'esterno alto di tre d'attacco, capito? Faceva il quinto ed è diverso fare il quinto che l'esterno alto d'attacco, no? Prima impressione su Andersen più che buona. Andersen giocherà titolare? Non lo so. Qua è da sfera di cristallo proprio. Che fine ha fatto Mempa? È il vice di Joronen. Della colonia dei finlandesi, perché ce ne sono tanti adesso. Secondo me è il suo ruolo giusto. Cioè, un secondo portiere molto affidabile, come dice. Una roba che volevo dire sul fatto degli attaccanti, perché sì, è vero, Novakovic e poi Giampaolo. Si sta dimenticando dell'esistenza di Connolly. C'è anche Connolly che gira, che va a trovare collocazione. Interessamento per Ariaudo, perché secondo voi solo speculazione senza zero reale motivazione? Secondo me, parere mio personalissimo, poi felice di essere smentito in caso, è una di quelle voci che vengono messe in giro dai procuratori per attirare un po' di interesse sul ragazzo. Sì. Poi, non lo so. Spero per lui che trovi una squadra, perché a me non dispiaceva come difensore una volta. No, hanno smentito sua. No, abbiamo smentito che sia in orbita Venezia, proprio abbiamo approfondito le piste e sia lui che Di Carmine non sono in orbita Venezia, quindi possiamo spegnere le fiamme dell'entusiasmo o della tristezza, secondo se vi piacciono o meno questi profili. Mempa doveva già arrivare come secondo portiere, sì, è quel concetto. Fu quel concetto là, e questa la giro a Pep, la maglia nuova, ti piace? Guarda, posso essere una maglia, maglia me ne frega ben poco. Grazie. A me piaceva più la maglia l'anno scorso. Vabbè, ti do il mio, ti dico cosa penso delle maglie. Estetico sulla maglia, un minimo. No, dai. A me piaceva più, ho fatto una premessa, se vuoi del cazzo, ma tanto a me piaceva più la maglia l'anno scorso. Esteticamente, non voglio parlare di colori, arancio, nero, cioè, esteticamente piaceva più la maglia l'anno scorso. Ma io non ho ben capito la proporzione che è stata fatta con il colletto. Cioè, non ho capito perché mi hai fatto quel colletto gigante che va a coprire il logo. Non so. Sembra un dettaglio non così irrilevante. Non è brutto, però dico, a me piace più una scorsa. Questo devo dire, secondo me può essere la giusta via di mezzo da portare avanti tra colori sociali e volontà di usare il nero come colore principale, perché purtroppo tira di più il nero. Poi se vogliamo dire una cosa... In Serie B ogni club ha il font diverso,
perché non è, mentre in Serie A tu sei il font, cioè i numeri, le maglie, il font è lo stesso. Devo dirti, i font della Serie A sono molto belli e per me, il mio gusto, cambiano anche il gusto, cioè la proprio l'estetica della maglia. A me il font che ha il Venezia non mi piace, il numero, vabbè, il numero è dorato, non mi piace nel font, ovviamente nel del nome del numero, ma vabbè, questo c'entra poco. Con che modo giocherà Javacic contro il Sudtirol? Vai Pep, 4-3. Vuoi fare la probabile, la commentiamo? Proviamo. Iorone in porta, dovrebbe esserci Zampano a destra, insomma, è l'unico terzino che ha la squadra. Wisniewski ha dimostrato che in questo momento dà più affidabilità di Svoboda, quindi c'era Wisniewski, Ceccaroni, Aps. Secondo me Busio continuerà a fare il regista. Tesman, la sensazione è che giocherà Tesman a titolare e lo farà, gli farà fare la mezzala destra. Qui Sans mezzala sinistra. E il tridente sarà composto da Pierini che partirà da destra, Ioron che partirà da sinistra e Jonsen che partirà da sinistra. E davanti dovrebbe giocare Novakovic, ma attenzione perché poi Ampala si scalda i motori per essere eventualmente titolare già da domenica sera. Cioè l'unico dubbio è questo, poi Ampala o Novakovic. Ecco che, aspetta, finisco. Se Cernigoy è in condizioni al 100%, chiaramente giocherà lui, ma secondo me giocherà a Tesmo. Ti piace formazione direttore? Cosa mi dici? Spara la tua, va. Cernigoy, se sta bene, mi sembra troppo importante. Cernigoy, secondo me, è il giocatore forse più forte che abbiamo, globalmente. Per la B fa la differenza. Però secondo me, la sensazione che giocherà a Tesmo. Non so, la difesa è quella, con Aps e Zampano, Ceccaroni e Wisniewski dietro, Ioronen in mezzo, cioè secondo me il top che devi schierare è Cernigoy e Busio Cuisans. Davanti? Il dubbio è Cernigoy al top? Cioè ci sta come dubbio, è veramente al massimo? Ci mette sempre un po' di... Però se è, se è vagamente al massimo, secondo me devi metterlo. Vabbè, certo. Sta lasciando che Tesman contro il Genoa. Insomma. No, non mi è piaciuto neanche un po', ho giocato male. E davanti... Colasco aveva fatto bene. Sì, Colasco aveva fatto bene. Davanti, Johnson, sì. Johnson, Pierini, poi Iampalo, sì. Sì. Sì, secondo me. Ci stai dimenticando di qualcuno? E chi? Non ci sono altro. Connolly, secondo me, è sicuramente in questo momento dietro. Per scelta. Restano fuori Connolly e Novakovic. Se la giocano con Novakovic e poi Ampalo, secondo me. Chiaro che Novakovic è già da tempo che è in squadra. Poi Ampalo è arrivato oggi, si è allenato, si allenerà domani. Però mi sembra di capire, così, la sensazione che sia già comunque pronto fisicamente. Guarda, Ale, speriamo che lo diventi. Io qualche dubbio ce l'ho, ma speriamo. Fisicamente ci assomiglia. Ha lo stesso piede, mancino. Se si fa crescere i capelli, ci siamo. Esatto. La speranza è che non abbia proprio la pizza come sua mamma. Ma se, personalmente, per quanto Rabiot mi faccia, non credo che il piede sia quello. Mettiamola così. E troveremo spesso Capitan Modulo questa stagione. Dipende da come sta. Credo che stia recuperando pian piano. E dipende da quante garanzie ti dà Wisniewski. Io, nonostante i problemi che hai avuto, continuo a pensare che quel secondo gol potevi evitare di prenderlo, francamente. Beh, là, secondo me il gol di Yeboah, dici? Sì. E là, secondo me Zampano è andato in grande difficoltà. Zampano va a farle. Ha fatto Giordino lo stesso errore che ha fatto con Lascoli, con Falzerano. Giordino non se l'aspetta, si perde Gudmundsson, cross dall'area piccola, ma nel momento in cui c'è un cross dall'area piccola non è possibile che sia Wisniewski che Ceccaroni siano lontani da Yeboah e debba tentare Aps il tutto per tutto lanciandosi tipo nuvola Speedy. Non so, gli dico, non so non so dei due centrali di chi fosse Yeboah che si era perso. Però ho notato questa ricorrenza tra gol subiti contro l'Ascoli e gol subiti contro il Genoa. Ecco, c'è stato questo filo conduttore che secondo me con Modolo non succederebbero. Però vediamo.
È chiaro che il futuro è Wisniewski, non Modolo. Cioè, c'è poco da fare. Non so. Non so, a me Wisniewski non mi dispiace, però può essere, cioè, bisogna vedere, sono partite poche partite. Sì. Ma può essere anche questa una soluzione. Ma ci sono squadre che fanno un 4-3-3 che poi diventa un 4-2-3-1 perché magari uno dei due interni, in questo caso qui Sans, è capace di fare il trequartista e quindi magari le punte esterne si mettono magari nella stessa linea del trequartista. Sì, è un 4-3-3 comunque, ma qui Sans è in grado di fare anche il trequartista. Questo potrebbe aiutare magari Bugio, no? A fare un centrocampo 2, però per me fa 4-3-3. Ora me va che non saranno convocati, no, non credo saranno convocati per motivi di mercato. Giocare con un 4-2-3-1 alzando Pisan sulla tre quarti, ti mancano i mediani. Sì, giocare un centrocampo 2 potrebbe essere una soluzione, ma ripeto, secondo me va su 4-3-3. Sì, no, poi, perché secondo me non è i due mediani per far diga, secondo no. me. No, l'unica cosa che i tre centrocampisti, ipotizzando che saranno Busio, Tesman e qui Sans, e chiaramente qui Sans è quello che spingerà di più, andrà più avanti, quindi magari Tesman è quello che potrà dare una mano maggiore a Busio, no? Nella copertura, quindi può diventare quasi un centrocampo a due, ma sarà un 4-3-3 comunque. Io francamente non sono riuscito ad andare oltre a 6 in pagella. Meglio messo 6 e mezzo, non mi ricordo. Non mi ricordo se 6 e mezzo o 6. 6 e mezzo, 6 e mezzo. Ma i nuovi voti li mettiamo a caso, quindi. No, io cerco di seguire un minimo di filo. No, sto scherzando. No, ma io se no, questa cosa che secondo me sotto la porta a volte non è, come dire, efficace, no? Però insomma i numeri ce li ha, lo ha dimostrato e credo che in B può fare la differenza, ne faceva più fatica chiaramente. Buonasera a tutti in ritardo, ciao Igor, sono fiducioso, la squadra sembra equilibrata, da playoff e poi chissà. Sì, quest'anno hai l'incognita delle altre, che ce ne sono tante le altre. Sono tante, sì. Zampano ottimo ad attaccare, dietro in difesa per ora male male, sì. Concordo, bisogna capire quanto gli manchi magari lucidità perché deve coprire le falle dei non allenamenti altrui. Cioè Zampano è l'unico che ha avuto continuità di allenamenti e prestazioni, no? Ha giocato con l'Ascoli, ha giocato con Michevole, ha giocato con Genoa. Può essere che debba correre per tre per coprire le lacune lasciate dai compagni magari meno brillanti. E quindi ti arriva in partita più verso dopo un tot minuti, ti arriva più scarico e certe diagonali che dovrebbero essere ABC se le perde. Voglio dare questa spiegazione qua per ora. Può essere come... Perché se nel momento in cui gli altri iniziano ad arrivare a una forma fisica tutta accettabile e lui comunque ti sbaglia le diagonali, allora inizia a diventare un po' un problema. Sì. Dimentichiamo il giocatore più forte, Sinclair. Vabbè, dai. Sinclair al momento è il cambio di Zampano. Perché ragazzi... Diamogli anche atto che si mette a disposizione in tanti ruoli diversi pur di giocare. Sì, sì. Però comunque rimane il terzino destro di riserva. Quindi quando Zampano non ruoli. Eh? Ha accettato di fare 94 ruoli, punta, seconda punta. Sì, sì, però al momento il mister lo vede, cioè come terzino. No, sì. Poi se arriva Candela, lui lascia attaccante esterno, no? Ragazzo. E invece Zampano, ma quando in Italia ha capito che, no, che probabilmente come attaccante forse avrebbe dovuto faticare troppo, non ci sarebbe arrivato insomma ad avere troppo spazio, esatto. Gli va dato atto che a differenza di tanti altri almeno ha accettato di riciclarsi in più ruoli pur di dare un contributo. Candela arriva? Siamo qui che aspettiamo. Beh, diciamo che se dovesse andare in porto l'operazione Armo, Candela dovrebbe arrivare. Sì, in teoria sì, queste sono le notizie ad oggi. Se usassimo davanti Novakovic e nuovo arrivato, quindi un 4-3-1-2, credo intenda il ragazzo, l'utente, scusatemi, con trequartista e doppia punta. Beh, potrebbe essere una soluzione. Io avevo anche scritto che adesso è chiaro che con Novakovic più poi Ampalo fa un attacco pesante, nel senso a livello proprio fisico. Però Novakovic, nelle partite che ho visto io, ha questa capacità di far salire la squadra, ma soprattutto di spizzare di testa bene
e farà assist, ne ha fatti due anche al ragazzo Mikkelsen, e perché no, potrebbe essere una soluzione, anche se il mister, devi fare un 4-4-2, il mister non ha mai usato il 4-4-2, però in alcuni momenti delle partite, magari se sei sotto, sì, puoi giocare con le due torri, Novakovic, poi Ampalo, assolutamente, oppure magari fare uno un po' più veloce come Connolly e Novakovic, no? Perché il mister lo ha spiegato, in questo momento Connolly lo vede solo punta centrale, perché non è ancora in grado, non ha ancora la capacità di coprire da... Esatto. Intanto pago pegno all'umidità, che sta cambiando il tempo in Friuli e lo percepisco molto chiaramente da alcuni dolori che sono le mani. Aspetta, fatti operare entrambe le mani. Fatti operare entrambe le mani per infortuni vari e poi ne riparliamo. Ah, mi dispiace, non sapevo che era. Mikkelsen verrà messo in prima squadra o starà in primavera? Credo farà la spola. Farà la spola, che secondo me sì. Ci sono 3-4 ragazzi che faranno la spola. Lui è, perché lui è ancora in età da primavera, vero? Non sto dicendo una boiata. Sì. Sì, ci sono, secondo me, Mikkelsen e altri 2-3, e forse li abbiamo anche visti chi, faranno la spola, secondo me, perché il mister darà, secondo me, spazio a qualche ragazzo. Perché tipo De Vrij, ciao. Beh, De Vrij non è più primavera, direttore, perché è un 2002. No, non hai capito, De Vrij. Ma poi non so come si pronuncia. Screener i bastoni, no, De Vrij credo sia. De Vrij. Esatto, non è più un primavera perché è un 2002, fa parte della prima squadra e domani, o meglio domenica, secondo me, sarà tra i convocati e perché no, potrebbe anche essere della partita magari in corso. Perché credo che abbia buone capacità questo ragazzo, ne parlano molto bene. Non posso dirti che cosa ho visto perché io non avrei detto neanche che hai visto qualcosa. Comunque, te l'ho detto prima. I Venezia sono stati venduti negli ultimi 3 anni, stanno facendo bene. Sì, è possibile, cioè non so quanto sia fattibile come paragone, perché comunque Forte è rimasto in B, cioè noi siamo nati in A, quindi cioè... forse Mazzocchi è andato, sto pensando a chi. Mazzocchi ha cambiato proprio però completamente tutto, cioè ha fatto il quinto esterno in uno schema. Beh, no, ha cambiato ruolo Mazzocchi, e poi secondo me è quello che fa meglio, perché non ha quella difficoltà tra virgolette di dover ripiegare facendo il quinto di destra, no? No, diciamo che sicuramente abbiamo preso, cioè, nel passato abbiamo preso giocatori buoni, quello si può dire. Forse anche perché Henry e Okereke hanno esordito con gol, no? Poi che abbiamo preso dei buchi nell'acqua spaventosi con alcuni ragazzi, quello siamo tutti d'accordo. Sì, sì. Non so se riesci a giostrarla come difesa 3, eh? Ma tutto si può fare. Gli esterni, a me continuo a pensare che ti manchi come in A il cagnaccio in mezzo per giocare a 3. Non hai il mediano che ti fa 47 km a partita per difendere. Il mister non ha mai giocato a 3, ne credo neanche con sul Tirol, però diciamo che i giocatori forse ce li avresti dietro, perché avresti Zampano, potrebbe fare il quinto di destra e Abs il quinto di sinistra, yeah. Cioè, tre li avresti, però come dicevi te, probabilmente mancherebbe quel giocatore, potrebbe essere Fior di Lino magari, non lo so, fare un centrocampo con Fiorino Busio, non lo so, a due, e poi tre, e poi due seconde punte, un 3-4-3 potresti fare, però insomma non è semplice, diciamo che i giocatori ci sarebbero, però se tu costruisci una squadra con una difesa a 4, dall'inizio e per anni ha giocato a 4, almeno col Sud Tirol, perché qualcuno diceva che il mister prima del Sud Tirol aveva giocato anche sì, a 3. La difesa a 3, sì. L'avevo detto in conferenza. Certo che per Zampano fare il quinto di destra, visto che al momento qualche limite in copertura ce l'ha fatto vedere, potrebbe essere una soluzione. Perché a livello di spinta il ragazzo, se è meglio di me che lo conosce, l'hai visto Udine, insomma, è buono. Novakovic giocherà anche con l'arrivo di Poyampalo. Magari non titolarissimo, ma è sicuramente un'arma di un certo peso Novakovic. Sì. Seconda punta, centravanti, potenzialmente forse addirittura anche ala in caso di emergenza. Sono d'accordo, quindi può anche giocare largo, sì. Sicuramente è un'arma che non passa in secondo piano perché arriva Poyampalo. È chiaro che Poyampalo è il centravanti titolare. Non viene qua per restare a guardare.
anche Malè ha fatto bene in A, sì, ma secondo me si è notato un anno in più da protagonista, gli avrebbe fatto bene. Peraltro è stato bravo Malè, perché quando dicevamo all'inizio della stagione che aveva tanti giocatori davanti, poi pian piano ha scalato, no, le gerarchie. Anche perché credo che il mister italiano non guardi in faccia troppo. Ci sono stati anche degli infortuni, che Castrovilli si è rotto. Io continuo a pensare che se avesse fatto un anno da super protagonista da qualche altra parte ancora, e poi, per poi approdare a Firenze, sarebbe stato proprio il suo. Può essere. Ecco. E tanto ieri ha giocato da titolare nello spareggio, no, col Twente. Ha giocato lui. Giocatore più sottovalutato? Chi? Ah, in generale? Del Venezia. Sì, scusami. Non lo so. Devo pensarci. Mica è una bella domanda, però onestamente non è semplice. Credo io ti direi sempre Apps. Cioè, secondo me si sottovaluta quanto deve essere fondamentale quel giocatore per il Venezia. Sicuramente è fondamentale, ma non so se forse si è capito che è un giocatore fondamentale. Onestamente non pensavo che firmasse prolungamente, ho pensato che potesse andare in una squadra importante, anche di Serie A. Ti sei fidato del sottoscritto che ti diceva sempre, guarda, sì. Secondo me. Questo resta qua. Non lo so. Io ti dico, secondo me non si dà il giusto valore a Cernigoi, te lo dico qua. Ecco. Ma okay. Sì. Può essere. Secondo me è molto più importante di quanto la gente e gli addetti ai lavori credano. A me Cernigoi piace tantissimo come giocatore, veramente. Secondo me questa rosa è pronta per essere competitiva tutta la stagione col 4-3-3? Secondo me sì. Verrà aggiunto il vice Zampano e poi sì, perché hai due giocatori in tutti i ruoli. Sì. Hai caratteristiche diverse e complementari, puoi anche svariare come modulo, quindi secondo me sei a posto. Sì, ecco, l'unica cosa, non avendo più Aramu, l'unico giocatore che può fare eventualmente giocando a rombo, cioè il 4-3-1-2, è qui Sans, che lo ha fatto anche nel passato, nel Marsiglia, anche nel Bayern di Monaco, quelle poche volte che ha giocato. A meno che, ma non credo, provi a far giocare qualche volta Busio dietro le punte, ma non credo. Diciamo che non abbiamo più il trequartista, no? Il mister l'anno scorso, l'ho sempre detto, l'ho scritto, ha quasi sempre giocato col trequartista che era Casiraghi. Quest'anno di fatto un vero trequartista il Venezia non ce l'ha, quindi quell'arma sostanzialmente viene a mancare se tu vuoi fare il modulo con il trequartista vero. Lo può anche fare Pierini, perché Pierini ha detto in conferenza ho giocato a Cesena anche dietro le punte, dietro due punte, però non so se abbia quella caratteristica di fare proprio il fantasista dietro le due punte. Anche il fatto che Cuisan sia rimasto, per me non ha ricevuto l'eco che meritava, secondo me, perché ancora non è ufficiale. Non è che c'è un comunicato che ti dice sì, Cuisan resta. È un'indiscrezione che è stata lanciata dai media. Però sono d'accordo con Marco, se rimane, secondo me rimane, è un colpo di mercato. Sì, bisogna vedere nel momento in cui magari il ragazzo firma una sistemazione di contratto più che un prolungamento, perché il contratto lui ce l'ha già a lungo. Lui ce l'ha già, esatto. Nel momento in cui però lo prolunga di un anno per sistemare alcuni dettagli, il Venezia ti dice Cuisans quest'anno è qua, punto, e allora vediamo che è qua la notizia. Secondo me vediamo quanto è sottovalutata la cosa. Modulo che fine ha fatto è sta recuperando dei suoi 47 miliardi di acciacchi fisici partiti in Serie A. Purtroppo è il fatto. Ma io credo che Marco verrà utile dentro o fuori dal campo per questa stagione. Sì. Ciao a tutti, cosa ne pensate del nuovo acquisto? Chiudiamo con di nuovo qualche considerazione su Poyanpalo. Per me buon acquisto, da capire come si ambienterà in Serie B nel calcio italiano, speriamo resti integro, perché come storico infortuni non gli è proprio andata benissimo in carriera con gli infortuni. Se si adegua al calcio italiano e sta a posto fisicamente, è attaccante che in carretteria può fare quindi dici. Sì. Bene, Peppe, direi vai con le tue considerazioni finali e chiudiamo. No, beh, allora, sul discorso anche dell'attaccante finlandese sono d'accordo con te. Secondo me è comunque un attaccante che ha fatto bene l'ultima stagione, è una buona presa. Se sta bene ti può garantire la doppia cifra di gol, quindi credo che davanti, tutto sommato, così Venezia può anche funzionare.
Bisogna capire un attimo il discorso del vice Zampano, se verrà Candela. Magari venisse Candela. No, certo. Candela. E credo che, come diceva Marco Zui, mi sembra, prima, se qui Sans, come dice il direttore, viene confermato, e secondo me viene confermato, è il grande colpo di mercato del Venezia, perché è quel giocatore che ti mancava per dare qualità al centrocampo, che non è che non avesse di qualità, ma insomma era un po' corto. Qui Sans deve dimostrare di essere un giocatore di livello, è un ragazzo del 99, fisicamente forte, che è un ottimo piede mancino, che mi sembra anche di vedere le partite, che ha personalità, e credo che abbia bisogno, voglia di riscatto, perché comunque questo giocatore due stagioni fa era della rosa del Bayern di Monaco, ha giocato a Marsiglia, insomma è un giocatore importante per la B, è un giocatore molto importante, quindi ribadisco, se fosse confermato sarebbe veramente il grande colpo di mercato di Venezia. Poi sta a lui dimostrare il valore in campo. Ottimo. Anche per questa settimana, per il talk show in formato estivo, perché come vedete siamo in due. No, Fabio, che Aramu rimanga, le probabilità sono nulle, perché l'ha fatto capire che se ne vogliono andare. Insomma, ci sono anche delle storie su Instagram abbastanza delucidatorie da parte della compagna, non è che ci stiamo inventando nulla, poi gli ha rimosse, ma... Direi che metto in sovrimpressione questo messaggio di Ale come buon auspicio. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione, siete stati come sempre in tantissimi, per il formato estivo e ancora una volta tutto, vediamo quando tornerà quello classico, perché di solito si iniziava oggi la stagione. Esatto. Siamo già alla terza partita ufficiale quando tutti sono in ferie. A metà agosto siamo già alla terza ufficiale. Più o meno, sì. Penso che per settembre torneremo col formato canonico classico con quattro elementi più l'eventuale ospite. Intanto vi dovete godere e accontentare di me, Pep. Sì. Siete stati, come vi ho detto, vi ringrazio perché siete stati in tantissimi. Ringrodatevi il like, la condivisione, su Facebook il like e su YouTube la condivisione con iscrizione al canale. Grazie Lorenz che lo ricordi anche tu in chat. Un saluto e a questo punto ci vediamo con domani 12:30 c'è la conferenza di Javorčić, quindi nel primo pomeriggio esce anche su tuttomezzosport.it. Ci vediamo domenica sera con invece tutti i contenuti riguardanti la partita, quindi live, pagelle, post partita. Ergo, non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona serata e ci vediamo quindi settimana prossima in video e su tuttomezzosport.it per iscritto. Ciao! Ciao a tutti!